Ciao ragazzi, sono Cristiano Di Sante, siamo nello studio di Rosso Gourmet per preparare insieme un dolce caprese al cioccolato con un gelato di riso alla vaniglia. 200 g di burro, 200 g di zucchero, 4 uova intere. Nel frattempo che l'impasto monta in planetaria, prepareremo la nostra farina di mandorle aggiungendo dei cubetti di cioccolato e del cacao. Iniziamo col mettere il burro nella planetaria, a cui aggiungiamo lo zucchero. Mettiamo in planetaria e facciamo montare a crema. Prepariamo la farina di mandorle, a cui aggiungiamo 200 g di cubetti di cioccolato e 40 g di cacao. Adesso andiamo a recuperare il nostro impasto. A questo punto andiamo a unire le farine al nostro composto di burro, zucchero e uova. Con una spatola lo mescoliamo. A questo punto possiamo semplicemente metterlo sullo stampo, precedentemente imburrato. Abbiamo sagomato sulla base un disco di carta forno. Lo livelliamo. Per farlo abbiamo bisogno di 4 tuorli d'uovo, 250 g di zucchero aromatizzato con una scorzetta di limone, 80 g di farina di riso, la polpa di mezza bacca di vaniglia, 400 ml di latte intero, 100 ml di panna fresca. Possiamo mettere insieme lo zucchero, i rossi d'uovo, la farina di riso. Iniziamo a mettere gradualmente il liquido. Facciamo sciogliere bene e andiamo in cottura. In cottura perché pastorizziamo per cuocere l'uovo, mentre scalda ci possiamo aggiungere la polpa di vaniglia. Otteremo tutto a 80-83 gradi, poi il composto andrà fatto raffreddare, successivamente passato in gelatiera per la mantecatura. Abbiamo raggiunto la temperatura che desideravamo, possiamo mettere il composto a raffreddare. Per mantecare il nostro gelato abbiamo preso una piccola gelatiera, andiamo a versare il nostro composto e facciamo andare finché non raggiungiamo la consistenza che desideriamo. Abbiamo raffreddato la nostra caprese, abbiamo mantecato il gelato alla vaniglia, procediamo all'impiattamento facendo un disco di torta caprese, lo giriamo al rovescio dalla parte più morbida, poi andiamo a poggiare un rametto di bacche sopra, andiamo a fare una crema di gelato alla vaniglia, la bacca, e poi andiamo a terminare con qualche gocciolina di glassa lucida al caffè. Buon dolce a tutti!